Alessandro Manzoni, un intellettuale critico e attento. Alessandro Manzoni attraversa quasi un secolo, la sua vita, come vedrete quando studierete la biografia di Alessandro Manzoni, va appunto dal 1785 fino al 1873, 88 anni, tra l'altro un'esistenza molto lunga, ecco, per la gente dell'epoca, vissuti quindi come testimone di un secolo, di tanti cambiamenti, a partire addirittura dall'epoca napoleonica fino alla unificazione del Regno d'Italia, vissuti però in maniera critica, cioè con continui ripensamenti, quindi con la possibilità di ritornare sui propri convincimenti, approfondire i giudizi. È il caso appunto, per esempio, proprio della Rivoluzione francese, che lui aveva abbracciato in un primo tempo in modo entusiastico e che poi rivede in senso critico, riflettendo sulla violenza come metodo utilizzato appunto dai giacobini rivoluzionari. E ancora un altro esempio, il romanzo storico. Prima lo abbraccia e diventa addirittura in Italia il maggiore realizzatore di romanzi storici, ovviamente con il capolavoro Le Promessi Sposi, e poi invece ci ripensa, ritorna indietro e dice no, è assurdo voler parlare di storia attraverso un'opera di invenzione. Quando si parla di storia bisogna scrivere saggi, cioè bisogna scrivere testi di riflessione storica pura, senza aggiungere cose inventate, i Renzi, le Lucie, i Don Abbondio e via discorrendo. Quindi un intellettuale che riflette sulle cose, addirittura leggendo una poesia che si chiama Natale del 1833, un intellettuale che riflette ancora anche sulla sua stessa conversione al cristianesimo, sul cristianesimo, così come aveva riflettuto prima sull'ateismo, e questa riflessione l'aveva condotto a rivedere le sue posizioni e quindi a convertirsi al cristianesimo, poi con questa poesia dimostra una capacità di riflessione critica anche sugli aspetti più consolatori. Era per esempio contrario agli aspetti più superstiziosi del cristianesimo, del cattolicesimo. Se pensate come ci presenta Fragaldino, riuscite a capire che lui non aveva in mente un cristianesimo consolatorio, superficiale e quindi superstizioso. Non aveva neanche in mente un cristianesimo trionfale. Il suo cristianesimo era un risultato anzitutto di un processo lungo di conversione, addirittura anche di logica, di riflessione sulla verità, di ricerca della verità. La sua vita è stata una ricerca inesausta, si può dire, della verità. Allora, un'altra cosa interessante è la riflessione sull'attività letteraria. Quindi il più grande scrittore, romanziere, romantico, più grande scrittore dell'Ottocento, eppure è una persona che riflette criticamente sul fare letterario, e questo lo vedremo nei Promessi Sposi, riflette criticamente sulla cultura, prende in giro questi uomini che vogliono utilizzare la cultura a fini personali, come Don Abbondio, il suo Latinorum, e Don Ferrante e la sua biblioteca. Ma addirittura un episodio interessante potremmo narrare, che ci fa capire la capacità critica, giudizio critico che lui ha sul fare letterario. Un giovane scrittore era andato da lui e gli aveva chiesto, un certo Marco Cohen, e gli aveva chiesto come poter continuare la sua vocazione letteraria, visto che la famiglia lo voleva avviare alle attività finanziarie. Sapete qual è stata la risposta di Alessandro Manzoni? Ma Manzoni ha risposto: non è mica detto che tutti debbano essere poeti o letterati. Anche fare altri lavori è senz'altro qualcosa di utile. Ci viene in mente il programma del conciliatore. Diciamo che Manzoni senz'altro è esponente di un liberalismo che valorizza anche il fare, l'utilità. A certe volte, addirittura lo stesso Manzoni, a un certo punto della sua vita, ha smesso di fare letteratura
e ha deciso di fare altro, perché non è detto che si debba sempre fare letteratura, non è detto che la letteratura sia più importante, che sia più utile fare il poeta che fare il banchiere, anche fare il banchiere è una cosa utile. Insomma, o la poesia è utile, oppure è meglio fare altro. Ecco, questa è un po' la risposta strana che ha dato anche questo Marco Cohen. Non è detto che tu debba per forza fare il letterato, potresti fare anche quello che ti dice tua famiglia, magari non è una cosa così negativa come pensi tu. Ancora, un'altra cosa importantissima, l'eredità dell'illuminismo. Ora, Manzoni, come tutti i classici, non può essere incasellato in uno schema. È un romantico, sì, senz'altro, certamente, per tutti gli aspetti che noi abbiamo studiato, no, del romanticismo italiano, del conciliatore, abbiamo appena finito di parlare adesso del suo liberalismo, della sua idea di utile, che abbiamo già ritrovato negli intellettuali del conciliatore, ma è anche un illuminista, cioè erede, diretto potremmo dire, dell'illuminismo, perché figlio di Giulia Beccaria e probabilmente anche di Giovanni Verri, perché in contatto con quegli intellettuali che sono stati gli ultimi intellettuali illuministi, post-illuministi come volete chiamarli, cioè gli ideologi francesi, quindi Fauriel, Destude de Tracy e altri intellettuali che si trovavano nei salotti bene, insomma, della Parigi dei primi decenni del secolo, salotti frequentati dalla mamma, dalla madre di Alessandro Manzoni e quindi anche da lui stesso quando andò per alcuni anni a Parigi. Portavoci di un orientamento liberale moderato in politica e di una concezione illuminista, di una cultura al servizio della crescita civile e morale dell'umanità. Questi sono i cardini del pensiero di Alessandro Manzoni. Quindi abbiamo già spiegato, la letteratura deve essere utile, la letteratura deve servire ad una crescita morale, la questione della morale, morale vedremo sarà molto importante nell'opera di Manzoni. La religiosità, che abbiamo già detto, non è una religiosità esteriore, consolatoria, ma è profonda. Perché lui ha aderito al cristianesimo attraverso l'opera di questi due preti giansenisti, Degola e Tosi? Perché erano persone che facevano vedere il cambiamento nella loro vita, nella loro esistenza, e non facevano tanti discorsi o prediche esteriori, trionfalistiche, retoriche. Ecco quindi perché lui ha aderito al cristianesimo dopo un lungo percorso. Non è vero che è stata una conversione improvvisa, perché lui è entrato in una chiesa mentre c'era il matrimonio di Napoleone Bonaparte a Parigi, no, è stato un lungo processo, perché come ben sapete quando lui era a vostra età al liceo si trovava presso i Barnabiti, non ne poteva più di questa religione che gli era stata imposta da suo padre, che era un po' bigotto, dai suoi professori, questi preti, questi barnabiti, eccetera, e quindi si era allontanato completamente dalla religione, aveva scritto delle poesie giacobine, rivoluzionarie, e si professava ateo. Che cosa l'ha fatto ritornare alla religione? Cioè vedere queste persone che, ecco quindi la questione della morale cattolica, che innanzitutto si comportavano in un modo coerente con le idee che loro professavano, e poi soprattutto lo scoprire che la religione poteva essere la risposta a quelle domande che la filosofia illuminista non riusciva ad affrontare completamente, cioè quelle domande a cui l'illuminismo non dava una risposta integrale. Quindi questo desiderio di verità, questa ricerca di verità l'ha portato appunto alla fine al cristianesimo. Il giansenismo che era una corrente, diciamo, del cattolicesimo molto vicina tutto sommato come idea, come ideologia al protestantesimo, ecco, attrae Manzoni per l'impegno profondo, per l'integrità morale. Poi ancora, per esempio, l'idea della predestinazione, quel pessimismo che noi vedremo realizzato soprattutto nelle tragedie. No, quindi al trionfalismo tridentino, superficiale,
non alle facili consolazioni, l'abbiamo già detto anche prima, e questo lo vedremo anche con la fine del romanzo dei Promessi Sposi. È un romanzo senza idillio, dice Ezio Raimondi, cioè un romanzo che non finisce bene, tutti felici e contenti, ma finisce con una responsabilità, perché la vita è responsabilità, la vita non è qualcosa tutta rose e fiori e vissero felici e contenti eccetera, ma è fatta di quindi Renzo e Lucia si sposano, è fatta di problemi, Renzo e Lucia si sposano ma con tutta una serie di problemi, no, che emergono proprio nel 38esimo capitolo dei Promessi Sposi. Chi l'ha detto che è un lieto fine? Poi ancora, un intellettuale schivo, Alessandro Manzoni, non si coinvolge direttamente, per esempio nella polemica classici romantici dopo l'articolo di Madame de Staël, certamente dalla parte dei romantici, ma non emerge in modo appariscente come alcuni suoi amici del conciliatore. In questa fase egli medita sulle cose che vengono scritte, ma non si, anche se poi dopo scriverà ovviamente un testo sul romanticismo di adesione sostanziale a questo movimento, non si coinvolge in modo diretto e anche, diciamo, nella politica, pur essendo di idee liberali, risorgimentali, non ci sarà un suo coinvolgimento diretto nelle questioni politiche, anche se poi lui diventerà uno dei primi senatori del Regno d'Italia, no? Quasi senatore ad honorem, no? Per la sua fama, diventerà uno dei primi senatori. Il progetto romantico di Alessandro Manzoni si realizza già nel teatro storico, questa grande idea di unire la poesia e la storia. È un asse di equilibrio un po' instabile, perché poi, come abbiamo detto prima, poi dopo lui ritornerà sulle sue posizioni e dirà che non si possono conciliare questi due mondi, il mondo della poesia e il mondo della storia, il mondo della letteratura, quindi anche dell'invenzione, con il mondo dei fatti, delle cose, dei documenti. Però ci sarà un equilibrio che sarà realizzato con le tragedie e poi soprattutto con il romanzo storico dei Promessi Sposi, e sarà questo equilibrio che permetterà la realizzazione del capolavoro. Comunque su questo aspetto rifletteremo ancora quando leggeremo la lettre a Monsieur Chauvet. La lingua per il romanzo è il toscano parlato, il fiorentino parlato. C'era una questione della lingua, c'era un dibattito sulla lingua, Manzoni apertamente presenta quella che è la sua tesi, la lingua italiana dovrà essere il fiorentino parlato. Vedremo che questo non si realizzerà esattamente come lui aveva pensato. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.